È vero che c'è un problema grande legato alle periferie, i soldi arrivati alle periferie. Onestamente potrei dire che sono pochi perché è la realtà rispetto ai problemi delle Quindi periferie, non bastano ma il vero mai, problema, diciamo. ma il vero problema è stato che quando sono partiti i bandi per far partire questi progetti, dovevano essere già progetti attuativi immediatamente. Essendoci questo problema, cosa è successo? Che molti comuni hanno messo in campo dei progetti che in realtà non erano così attinenti a quello che era il problema reale in quel momento, ma magari progetti che si avevano già nei cassetti, però, e i comuni hanno usato quei soldi per mettere a posto delle cose quando in realtà risorse, non erano proprio le priorità delle criticità nelle periferie. Poi bisogna ridisegnare tutto quello che è il welfare, questo è vero, perché se noi continuiamo a usare come parametro l'ISEE, noi stiamo tenendo fuori dagli aiuti una serie di persone che sono tutte quelle nuove povertà, spesso ne sentiamo parlare, soprattutto ne abbiamo sentito parlare anche la Caritas per la gente che va e chiede da mangiare perché non ha più cibo, sono le persone che sono rimaste fuori dal sistema pensionistico per colpa della riforma Fornero, sono i giovani che non trovano lavoro e sono anche tante persone, magari famiglie, che sono di fatto numerose, hanno tre figli, lavora solamente uno e vanno a chiedere aiuto perché non ce la fanno, ma non riescono a entrare dentro un sistema che un po' si mangia la coda, un po' perché ci sono pochi soldi, un po' perché è proprio disegnato male rispetto alle esigenze che ci sono ora. E questa deve essere una priorità. Possono farlo comuni, regioni, ma in realtà bisogna che lo faccia Roma, perché su certe cose non riescono ad arrivarci comuni e regioni.